prima era, mi pareva che era partita. Siamo pervase dalla nostalgia per l'antica natura selvaggia. Pochi sono gli antidoti autorizzati a questo struggimento. Ci hanno insegnato a vergognarci di un simile desiderio. Ci siamo lasciate crescere i capelli e li abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Ma l'ombra della donna selvaggia ancora si appiatta dietro di noi, nei nostri giorni, nelle nostre notti, ovunque e sempre. L'ombra che ci trotterella dietro va indubbiamente a quattro zampe. Au!
Adesso sì. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Buongiorno, radio visitatori. Radio ululatori. Ululatori del bla 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 bla. Anche i bambini fanno u. Anche i bambini fanno u. Anche i bambini fanno au. Soprattutto se vengono al bla bla bla. E buona giornata da Radio Passeggiata. Oggi la nostra puntata sarà dedicata alla strega, alla strega e al lupo. Mannaro, cattivo. È il lupo allora. Cattivo. Io c'ho stanno... tutte le caratteristiche del lupo, considerate. Ce le puoi enumerare? Ma fin da tempi in memory, fin da quando avevo 3-4 mesi io c'avevo tutte. Ma sei un uomo saggio? Proprio per no, io fisicamente intendo. Proprio... Ah, proprio. No, saggio no, io sono l'emblema dell'infantilismo. Però fisicamente sono un lupo. Magari lupi. Cioè anche i denti del lupo. Certo. Ce li fai vedere? Diciamo che il lupo è una figura interessante anche perché ha sia una fragilità che è umana. È seria. La fragilità del lupo è anche la sua forza, diciamo, no? Tu ti senti un lupo fragile? Beh, perché certo, perché il lupo si nasconde, no? Esatto. In verità se ogni tanto si dice ho avvistato un lupo, però è raro. Molto che raro. Il lupo c'è ma non c'è. Cioè per noi non c'è. Non c'è. Però c'è. C'è ma non si vede. Però... C'è ma non si vede. Sì, e poi cioè, diciamo che la parte fragile è la forza, perché? Perché è la sua ombra, quella che si nasconde, no? Che lui impara ad accettare. Tu mi vedi tutto vestito candido a Guillermo, c'ho un'ombra dietro. Dietro voi non la potete vedere. C'ho un'ombra, ma secondo me voi siete un po' la mia ombra, perché voi siete dark. Siamo dark. Io sono molto white. Dark. Voi siamo black and white. Black and white. Però io sono anche un po' beige. Lui è anche un po' beige e un black. BB. Vabbè, un noi perché beige, siamo avanti. Beige and new white. Beige and new white, come si dice, no? Sempre. Non potevi capitare... più elegante quasi. Senti, ma invece poi adesso noi andiamo avanti con la nostra programmazione e vi annunceremo quando Valentino farà lo spogliarello. Oggi vedremo proprio a che ora lo fa, così diventerà un appuntamento fisso. Però è pericoloso oggi lo spogliarello sì. Perché c'ho un pantalone che mi tira un po'. Speriamo che non ci siano lupe affamate in giro, oppure se ce ne sono venite pure, vi potrete pascere di cioè sempre se c'è quel belli e consenziente. No, ma la mia parte migliore non è tutto il corpo, sono le mani da lupo. Ah, che vedere, neanche battiato, perché questa. Battiato, non so se avete fatto mai caso, c'ha le mani da lupo veramente sì. Cioè se proprio super pelose. Però io sono andato a scuola da battiato, ma come fai Franco a avere le mani? Devi usare questa tecnica qui, non ve la svelo chiaramente. Ovviamente. E così anch'io a scuola battiato ho le mani da lupo. Da lupo. Bellissimo. Ma c'è una pozione, perché poi faremo anche le pozioni per le mani da lupo. Magari esatto. Ci puoi svelare, non tutta la pozione, ma una parte del segreto delle mani da lupo. No, questo è un giorno ve lo svelo. Io sapevo che c'era la faccia da lupo. Hai una faccia da lupo. Invece no, tu sei... Che faccia da lupo. Che faccia da lupo. Anche questo faccia da lupo è new. Vabbè, poi non lo passo di quell'altra cosa. Sentite signore, ma come mai avete scelto, insomma, spieghiamo ai nostri amici. Bella domanda. Abbiamo scelto questo, risponde lei, tema. Questo tema. Ma è nato così casualmente, è venuto così, la strega, abbiamo detto la strega. Quale sarà il tema della prossima? La strega. Voi siete un po' a strega, effettivamente. E come sempre succede che tutto si collega, cioè quando scegli il tema poi tutti i pezzi, cioè ci ricordiamo dei pezzi che magari non ascoltavamo da tempo. E tutto, anche le mani tue a questo punto si sono collegate al discorso del lupo. E perché strega e lupo? Perché strega e lupo? Il lupo è il gioco che si fa ogni tanto. Strega comanda color. Ah, quello, strega comanda color. E mi sa che c'è anche lupo comanda color. No, forse no. Però magari ce lo inventiamo adesso. Ma c'è anche quel gioco di società che si fa un po' di moda, no? I lupi, i cittadini. No, no, sì, io sono troppo vecchia per conoscere questo. Troppo. Cose. Io che sono giovane, insomma, sono questo... al passo coi tempi, capisci? Vabbè, ve lo devo dire io, ragazzi. Sì. No, no, io tu oggi ti sei più preparata. Non è vero.
sembrerebbe più preparata di noi. Però è importante dire questa cosa, no? Valentino ha sollevato un quesito importante. È un giusto quesito, come sempre. Come faremo? Che cosa hanno in comune la strega e il lupo? Hanno in comune il fatto che siano stati in qualche modo sì, dall'opinione pubblica mal visti. Sì. Sempre condannati, cioè, considerati nel loro lato negativo, diciamo, malvagio. La strega è cattiva, il lupo è cattivo, la storia del lupo cattivo. E invece oggi diciamo finalmente la verità. Che il lupo e i lupi sono la parte buona della società. Esatto. E tutto il resto fanno cagare. E tutto il resto. Esatto. Guarda che poi se diciamo parola scusate. Mi fate prendere. Però mi scuso che eravate ascoltatori, vabbè, ma no, ma non ti scusare, dai. In più possono insegnarci sia le streghe che i lupi, lupi, no? Sono state sempre condannati, uccisi, cacciati. Ancora oggi. Sono delle figure educatrici importanti. Importanti. No? Amelia, la strega che ammaglia. Topolino ci ha insegnato questo. È vero. Oggi abbiamo avuto collegamento da Amelia, però vedi come tutto torna. Vedi come tutto torna. Tutto, vedi, tutto è. Come diceva? Ma quello era tutto scorre. Eraclito. Vabbè, magari diceva pure tutto torna. Lo dice pure Giuliano dei. Io faccio i collegamenti pop. Scusate, Giuliano dei Negramaro. Tutto scorre. Diciamo che Valentina ha la presenza giovanile nel nostro programma. Vabbè, anche ci piccia. Beh, io diciamo ho un po' di acciacchi, però. Il lupo e la strega hanno anche loro. Oggi, ecco, rimanete, mi raccomando, in ascolto, perché poi gli daremo delle pozioni, faremo degli esorcismi. Anche Valentino verrà coinvolto, ovviamente. Ma chi era la donna che cantava? Esatto. Il brano che vi abbiamo fatto ascoltare era di Lori Anderson, una meravigliosa Performance artist. E l'album. Sì, la canzone era Big Science dall'omonimo album. Beh, adesso siamo più radiofoniche. La canzone era Big Science dall'omonimo album Big Science nel 1982. I suoi lavori possiamo dire che spaziano dalla musica alle performance multimediali. Esatto. No? E lei è passata per il teatro, installazioni museali, spoken poetry. E diciamo il fatto di essere performativa nella vita e nel palco la rende molto performativa anche nella voce, nell'utilizzo, sì, nel mix tra voce ed elettronica. Infatti è la sovrapposizione nei suoi pezzi del parlato ai loop, ai no? Loop. Ma che bello il nome, Lauri Anderson. Lauri Anderson. Ma senti, era la compagna di Lou. Detto anche Lou Rosh, quindi un lupo dal pelo rosso. Poi ha collaborato anche con molti grandissimi artisti, insomma, con Wim Wenders regista, con Phil Collins, anche con Bobby McFerrin. Bobby McFerrin che questo sembrava Popcorn. Momento stupido mio, 1982. Che avete detto, no? Sì. Big Science. L'anno in cui sono nato io. È nato lui. Non poteva che essere così. No, quanto non mi piace autocelebrare. Sono nato nell'anno del Big Science. Di Big Science. Quindi quest'anno il tuo genetliaco ti dedicheremo. Quando è il tuo genetliaco? Che vuol dire? Vedi, se ci fosse stato Simone Santocchia, che presto con noi farà una trasmissione proprio dedicata alla parola. Analizza genetliaco, triathlon. Aco. Il genetliaco è il giorno del tuo compleanno. Quando sei nato? Oh, io il 4. No, non si può dire. Mese? Si può dire? Prossimo. Dai, dillo, così ti faranno gli auguri tutti i nostri. A giugno del 1992? Qua no, 82. L'anno della vittoria dei mondiali. Un prosecco per me, prego. Hai un Ho bisogno d'acqua di alcol. Perché no. Io vorrei dell'alcol. Volevamo dire anche che utilizza da un punto di vista elettronico, utilizza moltissimo gli effetti sonori, soprattutto il delay. Soprattutto sì, il delay e l'octaver. L'octaver è il tipo che lo facciamo sentire. No. Cioè sembra sì. No, aspetta, se lo fa bene, non ho capito. L'octaver. L'octaver
cioè ti cambia la voce. Ma quello è il delay. L'ottava no, è quello no, che no, fa no. una nota e fa l'ottava sopra o sotto. No. Ma no, però io sì. L'ottava era la. Allora, magari chiediamo ai videoascoltatori se ci possono dare delle citazioni. Sì, perché non cioè, ci siamo preparati bene no. sull'ottava. Maurizio esatto. ci no. menerà perché. No. No, comunque no, nell'82 no. usciva Una rosa blu di Michele Zarrillo. Una rosa blu sulla pelle tu. Me ne accorgo adesso, passo dopo passo, che non va più via. Forse non ha usato uno smacchiatore adeguato. I primi tatuaggi, perché lei ce l'aveva tatuata. Lo sai che può essere che non è vero? Cioè io ho letto che è uscita una canzone importante di Zarrì, ma forse è un'altra. Però santa, forse è questa, non si sa. Allora, prima allora, di mandare io consegnerei un altro brano, uno consegniamo uno musicale a Maurizio. Sì, a Maurizio. Siamo un po' confuse. Oh, it's wonderful. Attenzione, la taranta, c'è il ragno. C'ho le nacche. Poi che ci abbiamo? Ma il tubo ce l'hai? Il tubo sì, ce l'hai? Il tubo ce l'hai? Tieni. Grazie. Se vuoi un po'. Niente, adesso mentre siamo alla ricerca dello strumento perduto, non mi ricordo come si suona. Ma perché non era questo quello per cuore? Sì, vabbè. Questo? Reciteremo un. Questo? Mm-hmm. Allora, posso? Vai. Se non. Ammazzo, che botta! Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. E la tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. La tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. La tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. E la tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. La tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. La tua vita non avrà mai inizio. Se non vai nei boschi, nulla accadrà mai. La tua vita non avrà mai inizio. Nel mio boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti. Il tema del bosco sta stuzzicando la fantasia e l'immaginazione di Ceccobelli. E forse nel bosco, bosco di ognuno di noi, nel nostro bosco interiore, che possiamo incontrare chi? La loba. La loba. La loba. La loba. Sembra la... come la. La che la, sa. La fera del primo canto dell'inferno di Dante. La lalonza. Quella è la lalonza, non confonde con l'onzino del maiale che io adoro. È un animale sacro il maiale. La lonza, la che sabe, la che sabe, colei che sa, colei che sa. E prima di leggere la colei che sa, mandiamo questo. Yeah. E vi mandiamo un esorcismo. Un esorcismo. Thank you.
grandissima torre natata, della barra sta nuvola, della fenisciuna d'acqua. Padre, figliolo, splende santa, così sì. Che avete appena ascoltato e che ora andremo sfumando è un esorcismo per scongiurare la grandine. E lo strumento che avete sentito suonare in modo sublime è suonato da il dirluba suonato da Renata Frana, mentre la voce che recitava l'esorcismo è quella di Elena D'Ascenzo. Loro due insieme stanno costruendo un progetto che si chiama Q. E diciamo è nato dall'idea di lavorare sul vuoto. Esatto, perché Elena D'Ascenzo era interessata a fare un lavoro sul vuoto in musica e Renata è una laureata in fisica che ha fatto una tesi di laurea sul vuoto. Si sono incontrate durante dei seminari organizzati da Labyrinth Italia. E Renata Frana veramente suona questo strumento, dirluba, che è uno strumento originario dell'India nord-occidentale, sì. Ed è un cordofono. È un cordofono, attenzione al cordofono, no? E a differenza del sitar, anziché essere pizzicato, si suona con un archetto che si chiama gaz. Quanto si gazza? C'è una nuova moda in classe a scuola. Alcuni ragazzini vanno girando gasse, dicono continuamente questa cosa. Ma che sai spiegare? A parte il linguaggio giovanile. I ragazzi si inventano delle cose. Che bello, no? Meno male. Meno male che qualcuno si inventa qualcosa. Ci stanno altri che dicono Raul. Dai, Raul, l'altro risponde Raul. Gaz. Come quando ero giovane io che andavo a Riccione, spesso sulla spiaggia si sentivano dei ragazzi che chiamavano in continuazione
facevano il nome di Valerio. Valerio! Valerio! Ah, non so se la... Valerio, mai... io sono stato al festival di musica celtica su a Monte... No, come si chiama? Sopra Foligno. Ogni anno fanno... Ah, cioè, sono andato una volta. Tra l'altro, mia esperienza terrificante, perché freddissimo di notte e caldissimo di giorno. Io non ero attrezzato per niente. Oh mio Dio. Ho tre giorni, però ho resistito. Ho messo quindi la prova. Quindi hai avuto caldo di giorno e freddo di notte per tre giorni? Sì. Mamma mia. E sono ancora però questo qui. Ti ha aiutato. Mi ha moltissimo. Ti ha fortificato. Non ho preso l'influenza questa. Vedi? E c'erano lupi? C'erano un sacco di lupi che urlavano Valerio. All'inizio simpatico, lo urli pure tu, poi dopo il secondo giorno, terzo giorno, che palle, che palle, cambiate nome, cambiate nome. Era uno strazio anche quando... Uno strazio. E che volevo dire, niente, un'ultima cosa per rendere onore a queste due meravigliose ragazze. Artiste, che questo esorcismo è realmente esistente e Elena l'ha raccolto in un paesino che si chiama Palena, in provincia di Chieti. Lei si è dovuta un po' imparare la pronuncia perché è molto diversa dal suo dialetto, così ci disse, e è appunto un esorcismo che serviva a scongiurare la grandine e di cui è rimasta appunto una registrazione di una cara dolce, o forse no, né cara né dolce vecchietta. e niente, ecco, quindi abbiamo voluto omaggiare con questo esorcismo il lavoro di queste due, che spero che un giorno riusciranno a venire qua a fare un concerto. Vediamo presto. L'avete visto il film? L'esorcista, quello storico degli anni 70. Quello in cui io l'ho visto. Però non vorrei. Ah, vomita a un certo punto? Ricordate. No, quando lui quando il sacerdote l'esorcista. Insomma, è inquietante, mi sembra metà anni 70. Sì. Beh, sì, perché è un esorcismo di altro genere, per scacciare il male. Questo è per scacciare la grandine, è un esorcismo che si ricollega più alla natura. Senso lato, si può esorcizzare tante cose, le paure, no? Esorcizzare le paure. Pensa alla grandine in una società contadina, che danni poteva causare se ti mandava in malora un raccolto. Significa, sì, diciamo, anche no, in questo fame. Caso l'esorcismo, come dicevamo prima, rispetto alle streghe e al lupo, no? Che c'è un'accezione negativa, no? Verso di loro. In questo caso rappresenta l'esorcismo un incantesimo positivo, diciamo. Che serve ad allontanare ogni male, cioè male interpretato in vari... Che bel termine che ho usato, incantesimo. È un incantesimo. Dopo ritornerà. Perché noi siamo incantati. Noi siamo anche incantati. E dalla tua Ma no, dal lupo che c'è. E voi siete incantevoli. Oh, che delizia. Noi avremmo dovuto leggere con lei che sa, a proposito della roba. Io direi di no, andare avanti. E facciamo... Nidi Darak. Oppure facciamo, e poi dopo mandiamo un altro pezzo e poi vi leggeremo l'incontro con la strega selvaggia. Ma lo sai che ce l'ho anch'io questo disco? Tarantule, dai. Nidi Darak, l'ho comprato in Salento. Io non pure l'ho comprato in giro, non mi ricordo dove. Ecco, facciamo vedere la tarantula. Posso andare? Vai. Vadi. Se vi dica se fa tu la lupa te, qui te lo segno ca, qui te lo segno ca, qui te lo segno ca, vuole ballare, vuole ballare, vuole ballare, qui te lo segno ca, vuole ballare. Sono morte.
che ci lo sape fa. Orca. Buongiorno, ci siamo. Sì. Scemone, in che senso? La siamo musica Scemone, da dove? Grazie. Grazie. Niente, questo era un pezzo si chiama Tarantule. Dei Nidi d'Arac. Nidi d'Arac. Dei Nidi d'Arac. Che nascono a Roma nel 1998. E chi è il direttore artistico, diciamo, di questo? No, non è vero. Alessandro Coppola. Un certo Alessandro Coppola, che sta alla voce e il tamburello, e che ha appunto avviato questo gruppo, insomma, Leccese. Loro sono di Lecce, credo che è. Sì, c'è Caterina 40 con che il ce l'ha pure Ceccobelli, anch'io ce l'ho il CD. E no, Vera di Lecce con la voce. No! Tanti anni fa l'ho comprato. È carino perché ci sono dei brani di tradizione comunque rivisitati, invece altri sì, di loro, di loro composizione. Sai che mi succede? Quando ascolto, vado ad un concerto e vendo il disco. Sì. A volte glielo compro se mi è piaciuto, no? L'artista, mi è piaciuto il gruppo, compro. Mm-hmm. Però poi quasi sempre, quasi mai lo ascolto. Cioè i dischi che compro ai concerti di persone mezzo sconosciute che vedo lì, poi non me lo riascolto. Dai. Forse perché avendo visto il concerto mi rimane tanto impresso quella cosa lì. Perché non riesco a riascoltarlo. Dopo riascoltartelo. È un doppio, diventa un vero doppione di una realtà vera. Poi sicuramente quella... il live è più interessante. Più... Ah, sono due cose belle, tutte e due, però. Sono più portato ad ascoltare delle musiche di persone che non ho mai visto dal vivo, e quindi l'ascolto musicale diventa la vera esperienza di conoscenza di quell'artista. Dai. Se l'hai visto già dal vivo, quasi un po' la tua curiosità è già stata un po' soddisfatta. Soddisfatta. Però questa è una cosa mia, nel senso è una specie che... di rito che tu fai? No, viene così, nel senso magari invece c'è tanta gente che c'ha che la si riprende per contraria. Poi consumarsi. Io mo non lo so. Sta passando un atleta qui davanti, lo salutiamo. E... Ciao! E... No, è interessante invece questa cosa. Molto. No! E adesso dovremmo poi pronunciare. Oh, che dono floreale! Un fiore, una violetta! Ti spunta. Ma no, le donne. Ma no, anche a te. Ti ha spento il fiore, chi l'ha detto sei tu. Ti ha spento il fiore, chi l'ha spento sei tu. Nel naso? No, sull'orecchio. Ma non mi entra. Nell'orecchio. Aspetta, lo posso. La mia fantasia. Ecco. Una violetta in trasmissione. Io direi ai ragazzi di fare un'improvvisazione. Perché fino adesso invece che abbiamo fatto. No, voglio dire a Villa. No, perché l'argomento è molto. Ah no, tu vuole dire attimo una cosa a Villa. Vuole comunicare una cosa a Villa. No, noi la musica la mettiamo come sempre da YouTube, l'abbiamo messa, per cui non so se abbiamo toccato qualcosa quando abbiamo spostato la cuffia, però se mi dici che va, che comunque va. Può andare, noi ci fidiamo di te, mi raccomando. Sì, vorremmo anche nelle tue mani, io veramente vorrei anche incontrarti. Ora mi è venuta una grande curiosità sulla tua persona, anche a me vorrei conoscerlo. Ma è così che secondo me deve rimanere una cosa sospesa, cioè è bellissimo. Il desiderio di incontrarsi un giorno succederà, però non dobbiamo affrettare i tempi. No, la pazienza, ci vuole pazienza. Grazie di queste vostre sagge parole. La io sono invece sabe, una un po' direbbe ci vuole la che sabe direbbe ci vuole figlia mia cara ci vuole tanta pazienza nella vita. Prima o poi lo conoscerete, magari lo incontrerò e non lo riconoscerò. Esatto. Oh, che dici? Quindi vogliamo dico? Leggere un pezzo del libro oppure passiamo
siamo all'improvvisazione. Allora, dando un'occhiata, siccome vorremmo parlare di una strega nostrana e ci manca, forse il caso facciamo di... l'unguento che ci aiuterà a recitare questo che vi stiamo per recitare. Poi vi raccontiamo un po' la storia. È una veramente un incantesimo che pronunciava questa strega, o meglio questa donna che venne accusata, Matteuccia di Francesco, giudicata ed arsa viva, giudicata strega e quindi condannata per stregoneria e arsa viva il 20 marzo del 1428, sì. L'era di Todi, e venne arsa viva sulla piazza pubblica di Todi, venne issata su una pira, mani e braccia legate, portata fino alla pira con un asino, e poi il capitano del popolo la arse viva. E del suo processo restano ancora gli atti conservati presso la biblioteca di Todi, e ovviamente lei venne torturata, e quindi tutte le cose che lei poi alla fine confessò, probabilmente le confessò, forse anche, io non lo so, me ne immagino una che alla fine dice: vabbè, va, mi volete fare credere a questa cosa? Allora adesso vi dico che mangiavo i bambini, insomma, sì, di tutto e di più. Può essere. Perché negli atti del processo, praticamente le cose che lei fa, che lei diceva, racconta, che faceva, diventano sempre più truculente. In realtà chi era lei? Chi andava da lei? Che voleva da lei? Volevano risolvere praticamente problemi di diverso genere, tipo amore, salute, e per ognuno che faceva? Prescriveva delle ricette, pozioni magiche, unguenti a base di erbe e singolari ricette gastronomiche. A volte. Per esempio, abbiamo letto negli atti, che sono, insomma, se andava a fare una ricerchina lo trovate, che per esempio a una donna che chissà come già nel 1428 veniva picchiata e malmenata dal marito, una cosa sconvolgente. 1428? Sì, quindi la violenza sulle donne è antica come il mondo, purtroppo. E lei che cosa gli consiglia? Di far bere, allora, l'acqua dei piedi, esatto, no? L'acqua con cui tuo marito si lava i piedi la prendi e gliela darai da bere, e come piatto gli preparerai delle rondini con lo zucchero che non fanno primavera, che non, in questo caso non fanno primavera. Questa per esempio è una delle ricette che lei dava, insomma, oltre a unguenti, preparazioni. Quindi si definiva come in grado di trasformarsi in gatto e di volare in groppa ad un caprone fino al famoso Noce di Benevento, cioè che era il luogo prediletto per le riunioni del settore, le streghe si faceva la riunione, diciamo, del settore, no? Maestro e Margherita, il libro, hai letto? Che lì c'è un gatto che volano per aria, ho fatto un collegamento. Dai, è un link, ho fatto un link a un ragazzo che fa molti link, è fantastic. È bello il libro, hai letto? Io l'ho iniziato, però forse... Perché è uno stregone è lì il protagonista. Io però forse l'ho iniziato in un momento non giusto, magari lo riprenderò. Vedi che era bello anche il maestro Margherita di Burg. Vabbè, ma faremo altre puntate sulla, parlando di streghe, no? Sì, tema, se è un tema che vi intriga oggi, diciamo. Questa è particolare perché questa è una strega nostrana, cioè proprio umpra. Hai detto che è successo tutto questo a Todi. Dove è stata fatta la ricerca, Sandra? Allora, sappiamo che poi ovviamente Matteuccia, appunto, venne arsa viva, ovviamente sotto tortura, chiunque confesserebbe qualsiasi cosa, lo sappiamo bene. La cosa interessante è che uno studioso, Walter Toppetti, dell'Istituto di Etnologia e Antropologia, Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia, fece poi delle interviste a Fratticciola, che è un paese che si trova a 20 km, esatto, da Perugia, intorno al 1950, e cominciò a intervistare le persone di questo paesino dicendogli: ma voi avete conosciuto mai persone che praticano la stregoneria, eccetera eccetera. E ancora nel 1950 giravano, appunto, il risultato di questa intervista era che molti avevano incontrato persone che facevano sortileggi, e molti di questi sortileggi si ricollegavano direttamente alle ricette della cara Matteuccia, perché a me mi è molto simpatica. A me non si dice, ma mi è molto simpatica. Perché un tempo, ma anche adesso succede purtroppo, alle donne bastava veramente fare poco, cioè bastava essere semplicemente se stesse per essere condannate dalla società. E sappiamo che purtroppo i tempi non sono cambiati e che le cose
che le donne con tanta fatica hanno conquistato, tutti i diritti vanno comunque sempre, sempre, sì, sempre, comunque non continuamente sono difesi. Non sono ancora libere, per esempio, di camminare libere per strada. Esatto, cioè, io che lavoro di notte rispetto esco... a un uomo, comunque sono... stanno sempre, no, con la paura. Esatto, di... e anche questo si ricollega un po' al selvaggio, perché per esempio io per lavoro ora sono costretta, ma mi fa anche piacere, perché in realtà andare in giro per Terni di notte è un'esperienza bellissima, perché c'è tutta una fauna e una flora. Una fauna. E poi è bellissimo, soprattutto perché non c'è nessuno. Ieri sera c'era tre, una fauna in mezzo, giro. C'è fauna e flora che di giorno non è possibile, non ci sono molti ternani, e questo è un bene, ce ne sono invece molti altri, anche questo è un bene. Però la percezione, per esempio, che io ho quando esco da questo locale e devo percorrere un breve tratto di strada per tornare a casa mia, è quello di avere i sensi molto, come si dice? Accesi, sensibili. Di guardarmi intorno, di ascoltare tutti i rumori che mi circondano. Cosa e devo dire la verità, sicuramente un uomo non ha. E io mi sento una preda in quel momento, mi sento qualcuno che potrebbe... Tra questi rumori che con l'inconscio senti la notte, sai che qual è uno di questi? Mm-hmm. È il profondo eco della strega arzaviva, quando mente l'arzeva. Io mi sento protetta da lei. È Matteuccia che ti protegge. Rimane in sottofondo e dopo 5 secoli ancora di notte si sente. Io in realtà mi sento molto protetta dagli spazzini, che sono le uniche persone che incontro e che svuotano il vetro con le loro macchinette che fanno dei rumori meravigliosi. E soprattutto il lunedì in questa Terni deserta, corso d'acido. La cosa più bella, anche a me è capitato di entrare alle 3 di notte, sempre per lavoro, e la cosa più bella è quando la città dorme proprio, non si sente, no, nessuno che parla, è un momento intimo con se stessi. Dorme comunque, la città, dorme importante. La città. Dorme la città, invece noi siamo qua. Dorme la città, dorme la città. Dorme la città, invece noi siamo qua. Dorme la città, dorme. Dorme la città, dorme. Dorme la città, dorme. Dorme la città, dorme. E quindi ci tenevamo a farvi conoscere la triste storia. Ma l'abbiamo detto dell'incantesimo che ha fatto Matteuccia? No, perché adesso vi reciteremo. Lui, sì, lui. Lei fece un incantesimo per volare. Per volare. Lei diceva che praticamente pronunciando queste parole che adesso anche noi pronunceremo tutti per vedere se veramente funziona. Forse c'è prima di luce, pronunciarle, però non ci abbiamo l'unguento. Lei si metteva un unguento, quindi no? Non voleremo per questo, secondo me, perché non ci abbiamo l'unguento. Si ungeva di grasso, di avvoltoio, di sangue di nottola e anche di sangue di lattante. Mamma mia. Vabbè, il sangue di lattante si può evitare, però magari il grasso d'avvoltoio da qualche parte lo troviamo. Di avvoltoio cadono tra noi ed allora ti fottono. Oggi è molto jukebox. Finché puoi, attento agli avvoltoi, cadono giusto, sbagliano. Allora volevamo presentarci. Una lupa. Ragazzi, c'è anche una lupa la prossima. Dobbiamo perché lasciare spazio alla lupa, ecco. Allora noi ci abbiamo veramente 56, 59, 60, 4 minutini scarsi, perché poi dobbiamo lasciare il posto a Marichella. Allora, pronti? Che devo da fare? Devo leggere qua? Bordone, voi. Ci serve il bordone. Bordone. Vai con un bordone. Bordone. Un bordone o falso o... O falso bordone. Io non sono capace, io sono falso. Fai un falsetto bordonetto. Ma basso però. Come te pare a te, via, dove te pare. Un guanto, mandano la noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra vento e sopra donne maltempo. Di nuovo. Un guanto, guanto, mandano la noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra vento e sopra donne maltempo. Per tre volte. Un guanto, mandami la noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra vento e sopra donne maltempo. Se ci vedete ancora qui è perché non ci abbiamo l'unguento, altrimenti saremmo tutti e tre stati, anche tu che facevi il bordone l'avremmo portato gentilmente con noi, in questo momento saremmo a fare una riunione con le nostre
amiche di settore, amiche streghe, sotto all'unoce di Benevento insieme alla perché lì avveniva, non ti ricordi Valentina, ma era lì l'unoce di Benevento in cui avvenivano le riunioni tra streghe e diavolo. Diavolo, dove si faceva, nacque anche il nocino. Sto pensando un po' alla tavola rotonda, un po' a Maria e al Topolino, però non, diciamo, non mi ricordo. Comunque dai, dobbiamo facciamo Ioana Molina. Sì, esatto, mandiamo l'ultimo brano e vi lasciamo con Ioana Molina e Paraguaya. Paraguaya, vi salutiamo adesso. Lei farà una pozione in questa canzone. Questo è una cantautrice e attrice argentina. E l'album è Halo, è il risultato del processo di ricerca nel cammino sperimentale che ha intrapreso per esprimere il proprio io musicale. Quindi è caratterizzato da ritmi ipnotici e l'esplorazione timbrica, il divenire astratto della voce ed una musica viscerale che è basata sull'interpretazione. Allora, da Radio Passeggiata, ci vediamo alla prossima puntata. Rimanete perché c'è Marichella e godetevi questa pozione. Au revoir. 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 Era il cavo che non era messo tutto bene.